pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Una canzone stupenda e commovente è uno dei molti commenti di coloro che ancora oggi ascoltano commossi appunto uno dei brani più toccanti di Renato Zero, ovvero Nei giardini che nessuno sa, una canzone che è un inno a chi ha bisogno di sostegno, a chi soffre o è in difficoltà. Fin dalle prime parole del brano, d'altro canto, è chiaro il tema, con quel senti, quella pelle ruvida, un gran freddo dentro l'anima, fa fatica anche una lacrima a scendere giù. Si parla di spettatori malinconici, di felicità impossibili e valigie vuote da un'eternità. Secondo molti, Nei giardini che nessuno sa è uno dei brani più belli della musica italiana. Il testo affronta l'argomento delicato della disabilità, o meglio della inabilità, come la chiama Renato Zero, quella di chi è costretto a lottare contro una grave malattia, di chi combatte contro la depressione, di chi non è in grado di vivere autonomamente, di chi soffre di disturbi mentali o di chi, molto più semplicemente, è nella fase conclusiva della sua vita e quindi si trova solo da un momento all'altro a lottare con le difficoltà della vecchiaia. Renato Zero nel brano parla della indifferenza che spesso circonda queste persone che invece avrebbero bisogno semplicemente di piccoli gesti d'affetto e di comprensione. L'autore esorta quindi a non dimenticare queste persone, a non far mancare loro il proprio sostegno, sia fisico che morale. È insomma un appello molto accorato a chi si finge distratto per non occuparsi di chi ha bisogno. In questi I giardini che nessuno sa, i giardini significano metaforicamente il ritrovo di queste persone, ma anche, per esempio, i luoghi della sofferenza come ospedali, ospizi o centri di igiene mentale. La canzone, ripresa in tante raccolte di Renato Zero, era uscita inizialmente nel 1994 nell'album L'Imperfetto, non a caso. Scritta dallo stesso artista romano, insieme a Danilo Riccardi, contribuì al successo del disco, che vendette oltre 350.000 copie. Nel 2006, poi, è stato interpretato anche da Laura Pausini all'interno dell'album di cover italiane Io canto. Nella canzone dunque non c'è solo una grandezza umana e morale dell'artista, ma anche artistica e autoriale vera e propria di quello che possiamo considerare un poeta dei giorni nostri, che vanta una carriera lunga e ricca di hit indimenticabili, proprio come quella di oggi. D'altro canto, Renato Fiacchini, questo il suo nome all'anagrafe, è ritenuto da molti un cantattore, una sorta di chansonnier, cantante, attore, ballerino, showman, provocatore e anche trascinatore. 41 gli album pubblicati in carriera, dei quali 29 in studio, 7 live e 5 raccolte ufficiali. Oltre 500 invece le canzoni che portano la sua firma, ma alcune sono ancora oggi inedite e tanti sono i temi che vi sono contenuti, dall'amore alla sofferenza, dall'isolamento personale ai temi sociali. Con quasi 50 milioni di dischi venduti, è tra gli artisti italiani che hanno venduto proprio il maggior numero di album ed è l'unico ad avere raggiunto il primo posto nelle classifiche italiane ufficiali di vendita in 5 decenni consecutivi.